Ciao ragazzi, Ciao Fede. ciao. Allora, per chi non vi conosce, per chi ancora purtroppo non sa chi siete, cosa fate, vi spiegate un attimo cosa state facendo, chi siete soprattutto. Io, poi dopo Diego mi ascolti, quando dopo io va tranquillo. Allora, noi siamo tre ragazzi marchigiani, io sono di Fabriano e Diego e Alessandro sono di Senigallia. Adesso al momento non c'è Alessandro, quindi siamo soltanto io e Diego. E per questo ci siamo uniti, perché io vengo dall'entroterra, loro vengono dalla Riviera e quindi abbiamo cercato di prendere le Marche a 360 gradi, anche se è impossibile perché c'è nord, sud, diverse zone. E la nostra idea, abbiamo aperto questa pagina all'inizio per gioco, diciamo, pubblicando delle immagini di vita reale marchigiana, senza filtri, senza essere costruite a pennello. Quindi, diciamo, prendere delle istantanee della vita quotidiana marchigiana e riportarla su Instagram. Quindi abbiamo messo i primi tre post e la pagina ha iniziato a funzionare, le persone hanno iniziato ad apprezzare quello che facevamo. E noi in realtà ci siamo ispirati anche ad altre realtà italiane che esistono, che a livello regionale, diciamo, soprattutto nella zona di Napoli, ce n'è anche una in Salento, dove vengono proprio fotografate scene di vita quotidiana, diciamo. Quindi a differenza di altri blog di viaggio, dove è tutto perfetto, dove è tutto costruito, che sembrano quasi finti, il nostro intento era quello di rappresentare le Marche, che magari ancora per i giovani non sono conosciutissime rispetto ad altre regioni italiane, e quindi far vedere quello che c'è nelle Marche, che è una regione anche per giovani. Far vedere le Marche con gli occhi anche da gente locale. Quindi magari non vedere le Marche come lo stellato, adesso è un esempio questo, lo stellato, il miglior cocktail bar, la rotonda su mare e poi una passeggiata al Conero. Comunque in tutti questi percorsi trovi delle realtà pazzesche. Come può essere, io ti parlo adesso dalla parte del mare, come può essere dal pescatore che ti prende il pesce, te lo cucina e dà da mangiare solo ai pescatori, che sta qua a 10 km da me, a tipo fare le passeggiate al Conero col cavallo e mangiarti un panino col ciauscolo e pacasassi, che collega terra e che collega monte e mare. Montemare, esatto. Esatto, è una cosa assurda. E quindi volevamo far vedere le Marche anche con gli occhi, soprattutto nostri. Che di noi giovani che vogliamo far conoscere tutta questa potenza che ha questa regione a tanti giovani e soprattutto a tante persone che arrivi, perché le Marche dalla montagna al mare ci metti mezz'ora. Esatto, e poi io ho fatto caso che quando porto sempre ospiti da fuori, che non sono mai stati nelle Marche, rimangono tutti sorpresi. Quasi, adesso non me ne vogliono anche i toscani, eccetera. Però rimangono veramente sorpresi e dicono: cavolo, non mi aspettavo che le Marche fossero così belle, anche con così tante esperienze da fare. Quindi il nostro intento è proprio quello, far conoscere queste realtà più autentiche, anche più spartane, diciamo, no? Sotto certi aspetti. Però alla fine sono quelle le esperienze che rimangono, no? Sì, Rispetto ad andare nel villaggio turistico anni 70, come si dice, la gente alla mare, bona, mare, esatto. base. Capito? Quello Sì, che sì. manca è quelle che secondo me sono anche tradizioni che col tempo spariranno, dal tipo che ti vende solo i panini col crudo e la mozzarella, cioè, Esatto. oppure dal tipo che ti vende, che ti taglia ancora l'affettato, che c'hai i maiali suoi. Sì. Sono realtà che non ci saranno più, secondo me, da qui a 10 anni10 o a anni. 15 anni. Esatto. Purtroppo Esatto. il rischio è anche quello. È ancora una regione che non è così commercializzata, no? Diciamo, è diventata Sì, troppo villaggio turistico. che è un lato anche positivo, perché diciamo che la Toscana, per carità, con tutto rispetto, però non è che... Vai, vai. Sì, ha un turismo più, diciamo, come si dice, di massa proprio, no? Sì, le Cioè, nel senso. Marche ancora sono, forse per fortuna, di nicchia, perché non tutti la conoscono, anche se... Abbiamo qualche particolarità, però diciamo che questo me ne attesto io la responsabilità di quello che dico. Chi dovrebbe pubblicizzare, andiamo sempre sugli stessi obiettivi e non puntiamo verso altro. Quindi, cioè, si può aggiungere anche altro, non ci sono solo
Le classiche grotte Frasassi e il Conero, secondo me, è una mia opinione, però poi No, dopo. ma anche secondo noi, cioè anche secondo, ti parlo a nome di Vogue Marche, comunque come la pensiamo noi, secondo noi sì, c'è il Conero, c'è la grotta di Frassassi, c'è vari monumenti, però quello che ti dà tanto sono anche le persone che ci vivono, e soprattutto prendere la storia dalle persone anziane che vivono in questa regione, che Esatto. è pazzesco, guarda, secondo me è una cosa pazzesca. Poi infatti è assurdo vedere come vai nei posti più sperduti e trovi sempre il turista, non so, tedesco, olandese, perché loro capiscono proprio queste cose, no? Queste realtà. Mentre in Esatto. Italia siamo più abituati ad andare nei posti che vanno di moda, per virgolette, E no? quando voi andate in giro un po' per il territorio marchigiano a prendere queste, a riprendere, a far vedere queste bellezze, la gente del posto come v'accoglie? Ma no, ci accolgono sempre bene, sono anche incuriositi dalla pagina, quindi entrano anche loro un po' in questo gioco, diciamo, e quindi partecipano volentieri e sono anche contenti perché vedono che poi c'è un riscontro, quindi abbiamo anche realtà piccole che si sono affacciate a noi, magari adesso, ad esempio, non so, aziende di farina o di vino, quindi abbiamo creato questa community che comunque è ben vista, quindi. Bene. Ma anche perché comunque noi ti facciamo vedere la realtà delle cose. Cioè, noi siamo una pagina che ti fa vedere le manizozze, non ti fa vedere la mano Esatto. pulita, per fartela Non si è papà. senza filtri, insomma, diciamo, Esatto, ma ecco. anche a noi tante volte ci succede che sulla pagina molta gente ci scrive: ma che filtro usate per mettere la foto? Io rispondo: guarda, qui c'è solamente un cellulare che funzioni, la foto e quello che c'è davanti. Capito? È questo Bob Marche. No, 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 ma infatti è brutto che persone non si accorgono più della differenza tra una foto che metti il filtro e la realtà. È brutto, eh? Cioè, voi state facendo bene, un buon lavoro, però che non si accorgono della realtà è un Grave, po'. dici. E secondo me è grave. Poi dopo ognuno, cioè, ci stiamo abituando a conoscere uno stile di vita che non fa parte della realtà. Ecco, secondo Davvero, me. davvero, Però. questa è stata un po' l'era Instagram, infatti noi paradossalmente vogliamo sdoganare un po' quella roba, nonostante stiamo utilizzando Instagram stesso, però Però lo fate in una maniera che state comunicando, cioè quindi non tralasciate niente e come dicevate prima, cioè ti faccio vedere le mani zozze, le mani sporche, che è la cosa che purtroppo nei social, forse ultimamente, gli ultimi anni, sta venendo un po' fuori, ma manca. sta cominciando a sparire da qua, nel senso che anche l'uomo che raccoglie il grano in un campo, no? Certo. E non ci avrà mai le mani pulite. Uno Certo. che te taglia, che c'ha i maiali e poi ti porta da mangiare Sì. quello che è, non ci avrà mai le mani pulite. Certo. Sono persone che, come ti dicevo prima, che bisogna ricordarle, bisogna sapere, bisogna far vedere comunque alle altre parti che esistono, ma esistono da tutte le parti, eh? Sì, assolutamente. Però le Marche è una piccola miniera che c'è molte cose preziose, ecco. Esatto. E poi la cosa che ci fa un sacco piacere è che io vivendo tra le Marche e Milano, e adesso quando sono qua conosco delle persone che conoscono la pagina e mi dicono: cavolo, voglio andare nelle Marche perché ho visto la pagina, fighissimo. Quindi di questo è proprio l'obiettivo Bello. nostro. Proprio il feedback naturale c'è una potenza assurda. Esatto, vedere che Bello, bello. adesso anche fuori le Marche magari qualcuno ci conosce. Allora, abbiamo fatto anche in modo di farci conoscere anche qua, però ci fa piacere, perché l'obiettivo è proprio quello. È certo, Sì, così. siamo molto contenti che comunque la gente comincia ad apprezzare la nostra piccola realtà. C'è cioè, da gusto anche perché sono tutte cose genuine, no? Che può vedere da un ragazzino di 15 a un signore di 80. Chiaro, bene. E questa cosa è importante per noi. Ma adesso magari io non ho capito, ma come è nata questa idea? Cioè, proprio
che ne so, da un bar, stavate bevendo, chiacchierando. No, per durante la pandemia, diciamo, no? Stavamo a Ah, casa, vabbè. eravamo ubriachi, bevendo del buon vino Morro d'Alba. Sì, esatto, almeno è andata così, no, però è andata Vai, vai. così, tirando fuori questa parola in dialetto, inventata, diciamo, che viene un po' la parola voga, andare in voga, un po' come dire Certo. un anziano, diciamo. E da lì abbiamo aperto questa pagina, abbiamo messo le prime tre foto, delle foto, mi è sempre piaciuto fare foto così, diciamo, quando andavo in giro nelle Marche, mi ha detto, dai, proviamo a lanciare una cosa del genere. E abbiamo avuto riscontro positivo da subito, quindi da lì, dal gioco iniziale, è diventata Fantastico, una bello. vera e propria community. Sì, è nato come gioco, diciamo, dai, apriamo questo, eravamo comunque nella seconda volta che era tornato il Covid, quindi l'ultima, diciamo tra virgolette, che eravamo rinchiusi. E da lì è nato tutto questo gioco che ovviamente l'idea era nata per dai, vediamo un po' come se va o non va. E alla fine ha preso il suo giusto giro. Perfetto, alla grande. È nata così, dalla naturalezza nostra, una roba così semplice come poi la vedi nella pagina Sì, comunque, no? È si molto vede semplice. assolutamente. Esatto, poi inoltre abbiamo iniziato anche a fare degli eventi, quindi stiamo creando anche qualcosa che coinvolga ancora di più anche il pubblico giovanile, ma anche più adulto, perché abbiamo un programma di fare anche cose per persone più adulte. Ah, Quindi ok. diciamo che abbiamo in mente tanti progetti. Tanti Bello. progetti, buono, buonissimo. E poi calcola che, come diceva Chris, sono nati dei progetti che poi abbiamo cominciato a fare, abbiamo fatto due feste di Pog Market con tutte Chiamate le a Zonzo, persone. anche qua in dialetto. Poi se volete sbirciare sulla pagina ci Sì, sono dopo daremo negli tutti highlights, ci sono tutte dopo le daremo tutti i varie. riferimenti Esatto. a vostre pagine social, internet, sito, qualsiasi cosa. Vai. Bene, grazie. A Zonzo. A Zonzo, bellissimo. Sono andate molto bene, anche se la seconda il maltempo, diciamo, non ha secondato la Però festa, c'era. Vai, continua, Cri. Scusa. però è venuto fuori anche lì una bella situazione. Sì, c'era una bella situazione anche perché l'abbiamo fatta una chiusa, una no, una all'aperto sempre, che era prima, no, era primavera, e si chiamava Zonzo Volume 1. E delle maglie ci abbiamo fatto delle t-shirt con degli slogan, che uno era Ciauscolo We Trust e l'altro era Paculo Olio We Trust. Per accontentare sia vegani che Secondo sia carnivori. vegetariani che carnivori. Grande, ma Questo si ambientava con tutti gli artisti locali, quindi era un open mic con tutti gli artisti locali, chi voleva poteva venire a cantare, ovviamente ci siamo organizzati prima, e con due ragazzi che poi facevano la chiusura, due DJ di Fabriano, e poi c'erano dei food truck marchigiani, Tutto era marchigiano, tutto anche il marchigiano, vino anche marchigiano, il gin collesi bellissimo, avevamo. però Cerchiamo, ecco, fantastico. di fare sempre così. Ma visto che, almeno sentendo, avete un sacco di idee, quanti anni avete? Per Io curiosità, eh? ho 31, Diego. Io 33, Alessandro 32, Ok. giusto? Siamo dell'89, 90 e 91. Bellissimo. No, perché è bello anche sentirvi col flusso di idee in continuazione, proprio. Poi Sì, siamo guarda. giovani, ma Siamo giovanissimi, ecco. no, vabbè, però no, non è da tutti, insomma, avere un Ma flusso se ti di posso dire una cosa, io a idee. Sì. volte mi sorprendo dalle idee che possono nascere in un tavolo tra di noi. Se noi ci mettiamo in un tavolo, penso che delle idee ce ne sono tante e proviamo a svolgere quelle più reali, quelle persone che Certo. vogliono stare Marte. Bellissimo, no, è la base proprio, l'ideale, perché se c'è questa cosa sicuramente il progetto va avanti e può assumere un bellissimo aspetto, perché già comunque si sente da come ne parlate che proprio vi agganciate tra di voi, insomma, con l'idea di quello o quell'altro, è bello, Eh sì, comunque. adesso noi ci dispiace che non c'è Alessandro, perché anche lui è c'è una parte grossa di Bookmark, e calcola che tutti e tre,
riusciamo a equilibrarci in un modo, cioè, qui c'è chi copre una parte, l'altro una Certo. parte, l'altro una parte. Bellissimo. E Complimenti. siamo tutti e tre fondamentali, ecco, per questo. Esatto. E, visto che dopo quello che è successo, diciamo, entriamo un po' un argomento delicato, dopo l'alluvione che è successa a Sinigallia e nell'entroterra. Io premetto, io prima vi conoscevo pochissimo, poi dopo tramite un'amica mi ha detto: guarda, sti ragazzi che stanno facendo, cioè cercano, fanno un lavoro encomiabile, nel senso che vedendo le vostre stories, cercando di collegare le richieste, gli aiuti, eccetera, eccetera. A me quello che mi preme, sto vedendo sia nei giornali che a livello nazionale, che dopo la prima settimana, prima delle elezioni, adesso praticamente il discorso di quello che è successo ormai 2 settimane fa a livello nazionale, purtroppo, è Guarda. completamente scomparso. Sì, è vero. Quindi a me, io avevo contattato, mi spiace dirvelo perché magari può essere visto che vi ho chiamato solo per quello, però ci tenevo molto che voi spiegate quello che state facendo attraverso una semplice, tra virgolette, semplice pagina Instagram. Perché secondo me il lavoro, per quello che vedo, come lo state facendo, non è da tutti fare una cosa del genere, anzi. No, esatto, infatti no, ma figurati, lo so che non ci hai chiamato, cioè, solo per questo, ma anzi ci fa piacere anche se fosse solo per questo, ecco, perché comunque noi abbiamo fatto un lavoro enorme proprio per cercare di aiutare il più possibile le persone che sono state colpite da questa maledetta alluvione. Quindi abbiamo utilizzato le nostre Instagram Stories come strumento di, diciamo, vetrina per far comunicare le varie persone. Guardate ragazzi, non so se sono le mie cuffie o Io che c'è. non ho le cuffie, quindi No, non dovrei essere io. però le mie sono le mie apposta. Allora, dicevamo, tramite le Instagram Stories abbiamo cercato di mettere in contatto tutte le persone che ci scrivevano in privato per offrendo aiuto, chiedendo aiuto. Quindi siamo riusciti a creare una catena di aiuti enorme, perché avevamo richieste veramente ogni minuto arrivava una richiesta. Quindi la nostra pagina è diventata, diciamo, un punto di riferimento tra le persone che volevano offrire dai vestiti, beni di prima necessità, aiuto a spalare il fango. E quindi si è creata questa, cioè, anche noi ci emoziona parlarne perché è stato assurdo vedere quanto le persone si sono messe in moto. Poi siamo andati personalmente nei luoghi d'alluvione a aiutare le persone a livello proprio manuale. E poi qua Diego può anche raccontare di una persona. Sì, guarda, è stato, ti giuro, mi vengono i brividi perché è stata una cosa forte, forte perché dal momento che c'è stata l'alluvione è stato così naturale, è stato così naturale il tutto, non so manco come spiegarlo perché ti dico, noi ci No, siamo ma lo collegati. stai spiegando bene. Come l'hai detto, è chiaro. Ci sono cominciati ad arrivare messaggi d'aiuto e messaggi di chi voleva aiutarle. E noi abbiamo fatto quello che, cioè, se ci pensi, per cui è È nato stato poi una cosa. Marche, e abbiamo fatto la comunicazione. Ci Esatto. siamo messi in mezzo tra gente che cerca aiuto, gente che chiede aiuto, e li abbiamo fatti interagire tra di loro tramite noi. Sì. E quindi noi la mattina andavamo lì a spalare. Perché fortunatamente comunque case nostre non sono state colpite, a parte tipo io un garage, Alessandro una parte di studio, ma poca roba. Quindi siamo stati sempre in territorio a dare una mano a tutti, a vedere la realtà e nel tempo che ci avevamo mezz'ora o un quarto d'ora, andare su Instagram e cominciare a ripubblicare tutto, per essere aggiornati 24 ore su 24 su chi aveva bisogno e su chi poteva dare una mano. Quindi è stata una cosa non stop, che è stato così tutto naturale, sia per noi, sia per comunque Bob Marche, e
e ha funzionato, perché comunque io spero, tante persone ci hanno scritto dicendo ah, sono venuti 10 ragazzi grazie a voi, cioè, io spero che la gente abbia usufruito per una delle poche volte per quello che esiste il social. Esatto. Hai capito? Perché dovrebbe essere così, perché sì, ci ritroviamo in un sistema che tutti riescono ad aprire social, 10.000 follower, 20 follower, però il social deve servire anche per essere sociale con le altre persone e far vedere quello che accade. Esatto. E poter dare una mano. Okay? Esatto. Noi abbiamo fatto quello, un potenziale enorme. Esatto, noi abbiamo usato lo strumento di Instagram per dare il potenziale più enorme che potevamo fare, anche perché io, guarda, non per essere presuntuoso, ma se non lo facevamo noi qua nelle Marche, chi non stava facendo per nessuno. Esatto. Lo Stato non lo Stato, chi è? Vabbè, adesso non vorrei neanche parlare di questo, però non poteva aiutarci su questo, non certo, a noi, ma alla gente del popolo, alla gente che sta qui. Chiaro. Questo è stato l'aiuto che abbiamo dato sul momento, però abbiamo anche altri progetti in mente per continuare a aiutare le persone, perché comunque non è finita lì, nel senso che ci vorrà tanto tempo prima che verranno lì. Ecco, visto che ne stiamo parlando, appunto, vorrei che magari ci aiutate a insomma, a chi può aiutare, a indirizzare delle persone che possono aiutare in canali dove, se qualcuno gli serve delle scarpe, se qualcuno gli serve dei vestiti, oppure se ci sono dei canali di raccolta fondi. Quello c'è la raccolta fondi che fa il Caritas, che si chiama Ridiamo Dignità, che è una raccolta molto grossa, e loro per il comune di Sinigaglia sono quelli che tu vai là, per esempio per i ragazzi di Sinigaglia che ci stanno ascoltando, tu vai al seminario e loro ti possono dare, adesso stanno dando le lavatrici, le prime utenze che servono per dentro casa, okay? Ok? E per invece per il Loppi, per Ostra e Pianello, questi posti più in su, c'è il Loco Ostra, che loro fanno la stessa cosa. Calcola che la regione si è alzata in una settimana. È brutto dire si è alzato perché non tutti, tutte le cittadine si sono alzate. Chiaro. Però sta funzionando, aiuti ci sono adesso, perché comunque siamo ricoperti di protezione civile da tutto il paese, e questo qui è una cosa bellissima, che ci sono sempre stati quelli del nostro territorio, adesso comunque c'è di tutta Italia, quindi adesso una mano da noi persone normali, diciamo, sì. Non c'è più bisogno. Però adesso come adesso qua nelle Marche c'è bisogno di utenze, di persone che hanno possibilità di dare, al posto di dare una casa in affitto, dalle persone che non hanno più casa, di hotel che ci vengono incontro, perché qua la stagione è finita, quindi tutto l'inverno gli hotel sono chiusi. E quindi si potrebbero trovare dei modi per aiutarci a vicenda, tutte queste cose qua. Poi ti dico, è una regione che ha fatto 12 morti, molta gente non ha più nulla, è indescrivibile quello che è successo, anche perché la natura non si controlla, capito? Ogni esatto. giorno qua in Senegal siamo in allerta meteo, oggi qua diluvia, già hanno messo l'allerta meteo gialla, quindi vuol dire andare nei piani superiori, sai, un locale lo puoi aprire, ma una certa deve chiudere, perché non si sa mai se esce il fiume, non si può neanche vivere con la paura. No, esatto. Ma vai. No, dicevo che quello è un altro punto, no? Che bisogna parlarne di più, nel senso cercare di modificare questa situazione qua. Sì, perché sai, il fatto è che, cioè, magari noi a livello regionale, i TG regionali ne senti ancora parlare perché ci stanno. Però, vabbè, io guardo pochissimo la televisione e magari non faccio testo. Però succede andando nei bar o quando vai a pranzo o cena dai tuoi, tanto essendo un'altra generazione, pranzo e cena, televisione accesa, e fa brutto vedere proprio che se prima delle elezioni era tutto concentrato sulle Marche, adesso dopo l'elezione è completamente scomparso, cioè sembra quasi,
E non lo dico io perché me l'ha detto una mia amica a Milano. Ma quindi sta procedendo bene, cioè è tutto finito. Cioè me l'ha Sì. proprio detto, capito? Ma Io il fatto che lo dobbiamo fare, non far ho detto. scordare, Esatto. qui c'è gente che ancora, qui non so se i ragazzi che ci sentono lo sanno, nel 2014 c'è stata un'alluvione uguale, ok? È stato secondo me magari più piccolo, anche secondo altre voci, però ha fatto dei danni grossi. Qui c'è gente che ancora deve prendere i soldi, cazzo, scusate la parola, dal Vabbè, 2014. Qui io ieri sono andato a intervistare una ragazza, a fargli un video che lei ha perso casa completamente, l'aveva appena comprata, una ragazza di 30 anni, e lei mi ha detto: io non so più che fare. E lei non sa più che fare, gli aiuti non sono arrivati, a lei è arrivata l'acqua dentro casa a 2 metri e passa. Lei ha dovuto nuotare fino a casa dello zio, che abita dietro casa sua, cioè capisci? Non sono Sì. arrivati aiuti, non ci sono arrivati aiuti, e Capito. casa sua è ancora piena di fango. Casa sua c'è una via stretta, non ci poteva passare il camion a togliere tutto, ci hanno messo l'argilla per coprire il tutto. Niente proprio. Non è una cosa normale. No, assolutamente. Non è anche normale, se poi la natura non si comanda, però che Esatto. comunque c'è stata già un'alluvione pochi anni fa e si è ripetuta, direi che comunque qualcosa che non funziona, cioè a prescindere dalla natura. Non è dare la colpa a qualcuno, perché nessuno l'avrebbe fermata quella cascata d'acqua, ok? Però il fatto qual è? Tu ti accorgi quando sta uscendo, l'avvisare, Sì, dire: oh, capito. siamo nella merda, ok, cominciamo a correre, ragazzi. Dire queste cose qua, ok, puoi creare il panico, puoi creare gente che non sta a ascoltare, puoi creare mille cose, però lo devi fare, Però bisogna risolvere. intanto fai, agisci, Anche cioè. perché sì, l'acqua segnale è arrivata ore dopo rispetto a Però Sassoferrato, a Sassoferrato è arrivato. non è strano che non ci sia un collegamento tra quello che succede a monte Esatto. e quello che viene a valle? Cioè, siamo nel 2022. Questo è assurdo, che c'è Questo questa è. esplosione sempre da entroterra, come se le due realtà non Non lo so, comunicassero. adesso magari mentre parlavate, scusami, non volevo interrompere, però mentre parlavate mi veniva in mente, ho detto, cavolo, 2022, è successo nel 2014, è risuccesso quest'anno, cioè, ma allora la storia non insegna e sembra strano che. Io credo, adesso magari immagino da Arcevi a Sinigaglia o da Serra dei Conti a Sinigaglia, credo che l'acqua sia venuta giù in un paio d'ore, boh, forse sbaglio, non lo so. Ma ti posso No, dire una cosa? Io, almeno è andata così. qua, io sono stato qua e seguivo tutto. Io abito in una zona che a Sinigaglia sta abbastanza un po' alta, Viververde si chiama. Sì. Qui non c'è mai arrivata l'alluvione, ok? Ok. Cioè, io seguendo i social, perché solamente i social comunicava, Certo. perché ogni tanto sul gruppo della città di Facebook usciva allarme il meteo, allarme fiume, così. Io sotto casa mia, dal niente, ho visto un'onda che arrivava, un'onda marrone che ha ricoperto tutta la parte dove sto io. I miei garage erano 3 metri e mezzo d'acqua. Mamma mia. Pensa se c'era una persona lì, ma il fatto di avvisare la Esatto, vita. perché io mi ricordo invece ore prima mi ha scritto mia madre da Fabriano dicendo: ah, ma se è superato, è successo un casino, si è allagato tutto, eccetera. 2 o 3 ore prima, quindi cioè, però anche mi sono chiesto anch'io, è possibile che nessuno ha comunicato dall'entroterra che stava arrivando? È quello capito che un attimo dici, per carità, magari cioè, dà l'idea, perché io abitando proprio dall'altra, la vallata dopo, perché praticamente la mia è la vallata dopo del Misa, dici cavoli, però cioè, siamo 2022, credo che tutti gli strumenti possibili ce l'abbiamo, la comunicazione eccetera eccetera, ma non comunicare anche, magari me ne assumo io la responsabilità di quello che dico, però non credo di offendere nessuno tra quelli che ci stanno ascoltando, però un avviso, un segnale di qualcosa, di avvisare a valle, di guardate quassù sta succedendo un delirio, state, date l'allerta, cioè, è strano che non sia. Bastava un messaggio dalla regione, ho scritto, Esatto.
sta arrivando una pallata, come l'hanno chiamata loro, una bomba d'acqua. Esatto. Andate negli alti, andate nei piani alti, riparatevi, portate le macchine in posti alti e non uscite. Bastava esatto. Quello. Poi il danno ci sarebbe stato comunque. Il danno ci sarebbe però stato. Comunque si sarebbero mai salvate delle vite. Esatto, ma c'è anche qui fossero state tre vite in più. Ma qui ci sono, ma a parte sì, comunque le vite, che è una cosa gigante, però anche magari qua a Senigallia che non ci sono state vittime, ok? Però c'è gente che è rimasta nei locali a bere, a consumare fino a mezz'ora prima che arrivasse, perché nessuno sapeva niente. Mi pare una cosa fuori dal mondo. Sì. Fuori dal mondo. Sì, decisamente. Ovviamente, non c'ha lo stesso peso delle vittime, per carità. Però è proprio l'avviso, perché se secondo me si erano tutti avvisati avremmo salvato anche le vittime, ok? Sì, no, esatto. Comunque ci sono anche, secondo me, dei meccanismi per un po' arginare il danno, oltre al problema della natura che quando si scatena. No, no, per carità, quello assolutamente, quello che un attimo mi fa specie magari vederlo da fuori e di cavoli, però non c'è stata la comunicazione praticamente. No. E sì, come dite voi, ci poteva essere, cioè si potevano salvare delle vite, insomma, quindi vabbè, poi comunque sì, dopo col senno di poi si può dire tutto, il contrario di tutto, comunque ma l'importante è che non venga dimenticato e che perché poi è un attimo che succede di nuovo lo stesso errore, cioè è quello che magari, perché io tipo ho un'amica mia che lei viveva prima dove sta la Lidl, quando vieni da Marina Montemarciano, e lei praticamente nel 2014 aveva il piano terra tutto allagato, si è salvata perché stava al primo piano. Io sono andato a darle una mano e mi ha detto guarda, quest'anno 2022 è stato peggio il 2014, perché poi tra l'altro io avevo appena finito di mettere a posto la casa mia, avevo appena finito. Chissà quante altre persone stanno in quelle condizioni lì o che, come avete detto voi, non hanno ancora finito di mettere a posto dal 2014. Quindi magari quello che state facendo voi, e me ne assumo io la responsabilità di quello che sto dicendo, dovrebbero, cioè per fortuna ci siete voi, perché secondo me dovrebbero essere qualche ente, qualche istituzione che lo fa, però anche il fatto che siete giovani e non vi state a lamentare, ma lo fate, perché io invito tutti quanti quelli che ci ascoltano ad andare a vedere le loro pagine Instagram, perché vedere la mole di lavoro che fanno, che non è da tutti, fa una cosa del genere, dovrebbero farle enti istituzioni, a mio avviso. Poi vabbè, per fortuna c'è gente come voi che mantiene alta l'attenzione, però per chi ascolta bisogna mantenere alta l'attenzione su quello che è successo di nuovo a distanza di 8 anni. E quindi io da marchigiano ve lo dico, ragazzi, vi faccio i complimenti, perché non è scontato fare una cosa del genere. Grazie mille. Non è veramente molto scontato. Sì, assolutamente. No, hai ragione, poi noi non ci siamo mai lamentati, cioè non abbiamo preso subito sul lamentarci, capito? No, noi esatto. Noi abbiamo agito subito, capito? Detto, quindi c'è bisogno di aiuto. Poi dopo la polemica verrà dopo, capito? Quello è stato anche il... Esatto, è stato un po' anche, tanto ti viene naturale. Eravamo, come si può dire, eravamo messi male, ti rialzi, sì, dai una mano a chi puoi dare e si va avanti. Cioè, era l'unica. E okay. Quello che dicevi tu, che abbiamo trovato assurdo anche noi, è che le istituzioni, gli enti locali, comunque sono mossi dopo molto. No? Cioè, quello sì. È stato assurdo. Sì, esatto. Che poi
Questa chiacchierata che sto facendo per chi ci ascolta, questa chiacchierata con i ragazzi, assolutamente per chi ci ascolta, non è da prendere come un'accusa verso enti, istituzioni, ma è semplicemente una chiacchierata per far capire che uno non c'è bisogno tutte le volte di lamentarsi che qualcosa non va. Appurato che qualcosa non va. Molte cose non vanno in Italia, però ci sono persone come loro o come altre che non si lamentano e che non aspettano e fanno. E è la cosa più semplice da fare invece che lamentarsi, secondo me. Poi ognuno tirerà le sue considerazioni, però veramente per chi ascolta, andate a vederli, andate a vedere la loro pagina social. Anzi, ragazzi, se ci dite le vostre pagine social e tutti i collegamenti, così le No, persone vabbè, vanno. la nostra pagina social di no nostra è di Bookmark. Scritto Vogue con doppia G e H-E Mark. Perfetto. Per ora non abbiamo un sito, ma prossimamente lo apriremo. Ok. Siamo andati per step, diciamo. Sì, va benissimo. E invece dicevate per la raccolta la Caritas Senigallia, giusto? Sì, esatto. Raccolta fondi. Ok. Abbiamo concentrato tutto lì. E invece Ci sì. hanno inviato altri link, però comunque uno, non per non essere sfiduciosi, però abbiamo ottenuto No, quello più. ma è giusto, cioè non è che ci sta. Esatto, non per non pensare male o altro, però abbiamo tenuto solamente Ridiamo Dignità, che è del Caritas, è la nostra regione, che conosciamo bene. Perfetto. No, no, ma Abbiamo sì. in mente di fare altre cose noi personalmente per cercare di tirare su, anche se poco, però comunque nel nostro qualcosa. E invece per chi volesse donare vestiti, indumenti, cose Chiamare sempre la sempre a Caritas Caritas. per Senigallia e dintorni, Oppure può oppure mandare anche a noi un messaggio privato in direct, noi comunque nel esatto. nostro piccolo, nella nostra community lo ricondividiamo e comunque avendo una visibilità su questo ambito qua, magari quelle persone verranno contattate da chi è. Magari è più diretto, insomma. Sì, Perfetto. esatto. Va Poi bene, potete io scriverci quando volete per farlo per gli eventi che saranno lo scorso. E noi Ok, diciamo ci siamo. perfetto. Io, Cristian Diego, vi ringrazio. È stata una bella chiacchierata con un tema, soprattutto un tema abbastanza delicato, però andava affrontato perché per chi noi siamo un piccolo podcast che è partito l'anno scorso, però deve essere, non si devono dimenticare queste cose che succedono e chi, tra l'altro, chi cerca di non lamentarsi e di andare avanti. Quindi, da parte mia, io vi ringrazio di avermi concesso sta mezz'ora di 4 parole. Però spero che chi ascolta questo podcast capisca veramente il valore. Prima di vedere il vostro profilo Instagram, le stories, eccetera, eccetera, capisca veramente il lavoro che state facendo, perché è encomiabile una cosa del genere. Non è da tutti, secondo me. Grazie mille, no, ci ha fatto piacere anche a te per il lavoro che fai tu, personalmente. Comunque è Figurati. molto utile anche quello che fai tu. Poi è stato un piacere anche per noi conoscerti, visto? Abbiamo Esatto. parlato di tutto così in maniera naturale, No, infatti, senza è filtro. stata una semplice chiacchierata per, insomma, farvi conoscere a chi non conosce voi e andare avanti in questo argomento per parlare e far capire, insomma, che la situazione purtroppo a livello nazionale sembra che tutto sta andando per il verso giusto, ma come dite voi, ancora c'è gente che sta in mezzo al fango e ecco, insomma, non è Sì, bella la nostra. sempre, esatto, come erano i tempi del terremoto, no? Esatto.
Cioè, Ma come succede in tutte le notizie, no? Anche la guerra, nel sì, senso, appena è iniziata la guerra se ne parlava tanto, poi l'estate no, sulle elezioni, esatto. la guerra in Ucraina è finita, non c'è niente. Sì. Invece ancora magari ce Non è l'hai. questa cosa, come se andassi di moda la notizia, non so, questa è Sì. una roba orrenda. Esatto. Va bene. Io vi ringrazio, vi auguro buona giornata.